divina indemnitatis, cioè indennità da parte di Dio, indennità divina. Allacciatevi le cinture di sicurezza, sta arrivando l'indennità divina per tutta l'umanità, la salvezza universale per tutti. Ti piaccia o meno? Perché secondo l'ognosticismo cristiano zaccariano esiste una salvezza universale, cioè per tutti gli esseri umani, nessuno escluso? Come mai? Perché proprio nella scrittura, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo ci indica in maniera molto chiara che l'amore di Dio è talmente alto, talmente profondo, talmente lungo è talmente largo che è imperscrutabile, non si può immaginare, inimmaginabile, è incomprensibile. E io aggiungerei un amore che è un amore divino, non solo divino, ma anche infinito. E come può un amore infinito essere comprensibile? Non è comprensibile. Se un amore, l'amore, per esempio, umano può arrivare a 100, no? 101, 102. L'amore di Dio invece arriva a triliardi e triliardi di volte di più. Quindi non è immaginabile. E quindi tutti saranno salvati. Tutti quanti. È ovvio che la salvezza immediata è per coloro che hanno creduto nel Signor Gesù, alla maniera, biblica, laddove ci sono i versetti che sono realmente ispirati da Dio, perché la Bibbia contiene la parola di Dio, ma contiene anche la parola dell'uomo. Coloro che invece non hanno creduto nel Signore, hanno anche perseguitato non solo lui, ma anche i suoi fedeli, lo hanno anche preso in giro, oppure erano anche atei, o erano delle persone molto malvagie, ebbene anche questi alla fine saranno salvati, non sarà una salvezza immediata, ci sarà un inferno senza fiamme e limitato nel tempo, e poi saranno presi con lui. Chiunque sia, tu pensa a un nome, qualsiasi nome nella storia umana, iniziando da Adamo e terminando con l'ultimo bimbo che è nato pochi secondi fa all'ospedale vicino a casa tua. Pensa a un qualsiasi nome tra questi due nomi, cioè dall'inizio della storia fino a questo momento. Ebbene, quella persona estremamente malvagia sarà salvata. Tu dirai, ma com'è possibile? Com'è possibile? L'ho appena spiegato. Anzi, la Bibbia l'ho appena spiegato. L'amore di Dio è infinito, è incredibile, non è misurabile. E infinito significa che non ha una misura umana, è sovrumano. E quindi salvare una persona del genere, quel nome che tu hai pensato, è più che naturale alla fine. Ovviamente all'inizio sono salvati tutti coloro che hanno creduto in lui, ma nel procedimento la salvezza è universale. E come avevo spiegato in un altro video, noi siamo stati catapultati in questo mondo senza il nostro consenso. Ci ritroviamo qui in questa vita senza neanche sapere ma che è successo, come si spiega tutto questo. Dov'è la transparenza divinis? Non c'è stata nessuna trasparenza. Siamo stati gettati qua senza essere consultati e in più ci è stato dato il libero arbitrio che ha prodotto inevitabilmente la scelta non solo tra miliardi di cose buone, ma alcune anche cose malvagi che non onoravano il suo nome. E quindi ha portato al peccato e la retribuzione del peccato è la morte fisica, la morte spirituale anche. Quindi ci ritroviamo qui in questo mondo senza sapere come sia successo. Noi siamo sempre esistiti nella mente di Dio e poi lui ha deciso in un certo momento della storia per ognuno di noi di incarnarci, cioè di far passare questo pensiero che ha avuto di noi. Lui conosceva triliardi di anni fa la tua faccia, come sarebbe stata la tua faccia al giorno 1 su questa terra, al giorno 2, al giorno 3, al mese 1, all'anno 1, all'anno 2, all'anno 90. Sapeva esattamente tutto quello che avresti detto e pensato, com'era la tua faccia, com'era la tua pancia, com'era il tuo sedere, tutto sapeva cos'era dentro il tuo intestino, tutto quanto conosceva miliardi di anni fa e poi ha deciso
di incarnare ogni persona, proprio per farci pensare della sua incarnazione per noi. Forse ci ha consultati e noi non ce ne ricordiamo, ha tolto lui la memoria da noi, oppure non ci ha consultati perché sapeva, lui sa tutto, che anche se ci avesse consultati noi avremmo accettato di venire perché ci avrebbe fatto vedere, ipoteticamente, diciamo, in questo dialogo che noi non ci ricordiamo, ci avrebbe fatto vedere tutte le meraviglie che sarebbero venute dopo, quando noi saremmo morti fisicamente. Quindi avrebbe chiesto: vuoi passare attraverso questo periodo di purgatorio, questo periodo di sofferenza in questo pianeta che si chiama Terra? E non avrebbe fatto questa domanda perché, essendo un Dio che sa tutto, ci ha incarnati lo stesso, sapendo che noi avremmo comunque accettato. Quindi, oltre a essere incarnati in questa valle di lacrime, ci ha dato anche questo benedetto dono del libero arbitrio, proprio perché siamo creati a sua immagine e somiglianza, non nell'immagine fisica, ma negli attributi. Lui è libero, ci ha creati liberi di scegliere tra il bene e il male, e questo ha prodotto inevitabilmente la caduta. Poi un secondo dono, tra virgolette, è l'entropia, cioè vedere come noi diventiamo, dopo un po' di anni, dopo i 40 anni, fino a 40 anni ci accettiamo, ma dopo i 40 anni iniziano le prime rughe, i primi capelli bianchi, inizia la faccia a cambiarsi, diventiamo più vecchi, più brutti, diventiamo anche più cattivi perché ci stiamo rendendo conto che stiamo andando verso la morte, e poi diventiamo anche più poveri perché non riusciamo più ad avere quelle energie per produrre denaro, e in più ci possiamo anche ammalare perché il corpo diventa più vecchio, c'è anche il rischio di incidenti sia in casa sia fuori. Quindi è tutta una combinazione di cose terribili che si chiama entropia e che noi la vediamo tutti i giorni quando guardiamo lo specchio. Io adesso ho quasi 60 anni tra qualche mese e ogni volta che mi guardo allo specchio vedo me quando avevo 20 anni, 30 anni, 40 anni, e quindi dico una cosa incredibile, cioè, ma come mai? Chi riesce a spiegare che cos'è tutta sta storia? Non solo l'entropia, ma vedere tutte le sofferenze della gente, le tragedie. Chi ce l'ha fatto fare di venire in questo mondo e subire questa langheria, subire questa bruttezza? Poi chi riesce ad arrivare a 70, 80 si vedrà se stesso sempre più vecchio, sempre più dipendente, sempre più oppresso dagli altri, sempre più brutto, e poi diventa anche più cattivo, sempre più povero, sempre più malato, e alla fine morire nella miseria. Quindi questo è il secondo punto, morire, finire la propria vita in miseria. Ma il terzo punto è anche iniziare la propria vita in miseria. E qui passiamo al terzo punto, che è vivere nella miseria. All'età di 30 anni, quando ho accettato il Signor Gesù come mio personale salvatore, già da un anno prima di 30 anni, cioè dai 29 anni, sono iniziato a essere più sensibile verso le persone, verso la sofferenza. Ancora non avevo accettato il Signore, ma già lo Spirito Santo iniziava a operare questa sensibilità. Poi, dopo aver accettato il Signore, sono diventato sempre più sensibile. Vedere tutte queste bruttezze, incidenti tremendi, palazzine che cadono, terremoti, genocidi in Africa, nel Ruanda, Tutsi e Hutu, 1 milione di persone sono morte, e non dimenticherò mai quei cadaveri nei fiumi che galleggiavano. Le guerre medio orientali, le malattie in Africa, la morte, la miseria, la fame. Ma poi anche nel microcosmo, cioè nella città dove uno vive, incidenti d'auto, cattiverie umane, malattie, persone che si ammalano, anche persone giovani che muoiono. Ne ho visto uno proprio tra le mie mani, dopo aver scartato i regali di Natale nella nostra festa della comunità che io ho fondato, proprio tra le mie mani un quarantenne, forse anche di meno. Quindi io da giovane sperimentare
questa malvagità, questa cosa terribile che succede nel mondo, queste atrocità. E quindi anche da giovane mi interrogavo, ma che cos'è tutta questa storia? Dove mi trovo io? Come mai? Cioè, la maggior parte non si fanno queste domande, vanno avanti con le risposte, diciamo, che sono già preconfezionate da altre persone, dalla religione, dal buon senso, tra virgolette. Non se ne fanno una ragione, non pensano alla gravità della situazione in cui ci troviamo. La sofferenza umana, in inglese the human predicament, la difficoltà, la sofferenza è il brutto destino dell'essere umano. Ecco perché ho coniato questo termine divina indemnitatis, perché alla fine, secondo l'gnosticismo cristiano zaccariano, ci sarà una indennità divina. Il Signore ci darà una ricompensa, non perché abbiamo fatto qualcosa, ma proprio gratuitamente, una grazia sua, ci grazierà non solo coloro che hanno creduto in Lui, una grazia immediata, ma anche coloro che lo hanno rifiutato. Ci sarà una grazia finale, dopo un periodo di inferno, tra virgolette, senza fiamme, limitato, proprio perché è un Dio profondamente e infinitamente d'amore. E da dove viene questo termine? Uno può chiedere, da quale Bibbia, da quale scrittura? Dallo Spirito Santo. La scrittura ci dice che parlerà, lo Spirito Santo parlerà direttamente ai nostri cuori, per chi lo cercherà con tutto il cuore. Quindi è un contatto diretto con l'Eterno Creatore di tutto, contatto immediato e personale, attraverso il misticismo, l'ognosticismo, la conoscenza gestaltico-noetica, attraverso la certezza che lo Spirito del Signor Gesù sta operando e sta illuminando le persone. E illumina le persone in maniera personale. Quindi questa è la mia impronta, come la mia impronta della mano, del pollice è mia, quindi tu puoi avere la tua impronta. Io non voglio venderti niente, non voglio convincerti di niente, non ho niente da vendere, non ho niente da convincere, sono antigerarchico. Quindi non solo nessuno sopra di me al di fuori del Signor Gesù, ma anche nessuno sotto di me. Quindi se tu dici sì, accetto tutto quello che vuoi, ti dico vai per la tua strada, non mi interessa che accetti tutto quello che io dico, non mi interessa, perché tutto quello che io dico è frutto della mia preghiera personale, tu devi avere dei pensieri tuoi. Se poi Dio ti parla alla stessa maniera, bene, ma Dio sicuramente parlerà a ogni persona in maniera diversa, perché è un Dio ricco, è un Dio che può far conciliare tante cose, come ha fatto conciliare l'evoluzionismo con il creazionismo. Vedi il mio video precedente. Sia ringraziato il Signore per il suo profondo amore per noi e ricordiamoci l'Apostolo Paolo quando ha scritto ai Filippesi, capitolo 1, versetto 21, per me il vivere è in Cristo e morire è guadagno. In latino, vivere in Christus et mori lucrum. Lucrum in latino cioè lucro, cioè guadagno, cioè è pure meglio. Se noi viviamo, viviamo in Cristo, testimoniamo l'incarnazione del Creatore di tutto attraverso il Signor Gesù, e se noi dovessimo morire, ovviamente per cause naturali, malattie, anzianità, eccetera, e allora noi moriremmo ben felici di morire, perché sarebbe un guadagno, perché vedremmo il Signore ancora prima del tempo, e quello è un guadagno. Ovviamente ognuno di noi ha l'istinto di sopravvivenza, noi vogliamo vivere il più a lungo possibile, no? Però se il Signore ci vuole chiamare prima del tempo attraverso una morte naturale, ovviamente, noi saremmo felici della sua volontà, perché lo incontreremmo ancora prima del tempo ed è tutto di guadagnato per noi. Sia lodato e magnificato il nome dell'Eterno nei secoli dei secoli.